Buongiorno a tutti, oggi è domenica, sono qui a Londra, oggi andiamo a scoprire una zona nuova che si chiama Woolwich e dovrebbe essere sul fiume, era la sede della Royal Navy e anche un insediamento romano, quindi diciamo che ci deve essere un bel po' di roba da vedere. Abbiamo la metro tutta per noi oggi. Per arrivare abbiamo preso la DLR, che è praticamente una sorta di metropolitana però di superficie, che arriva in delle zone ad est che sono ad esempio Greenwich o Canary Wharf. Infatti la conoscono molto bene quelli che lavorano in finanza. Siamo arrivati, però adesso siamo appena usciti dalla metro, non sembra granché, vi devo dire la verità, però pare che dall'altra parte ci siano i Royal Arsenal, quindi stiamo andando verso quel lato lì e stiamo nel frattempo cercando anche un posto dove mangiare. Abbiamo trovato un pub molto carino ospitato all'interno della vecchia banca del quartiere e con già tutte le lucine natalizie su, e aveva questo mix tra l'edificio un po' serioso della banca e invece tutti i mobili un po' hipster che drammatizzavano tantissimo l'atmosfera con tutte queste luci basse, sedie da cinema, e anche il cibo era molto buono. Siamo poi usciti per esplorare il quartiere, ma ci siamo diretti nella direzione sbagliata e quindi non abbiamo trovato subito la zona carina. No, allora stiamo vedendo una zona più brutta dell'altra. In questo momento stiamo camminando su una strada a scorrimento veloce, senza senso, e stiamo cercando un posto da vedere che possa essere minimamente decente. Ma poi finalmente l'abbiamo trovato. Allora, praticamente noi siamo dentro questa zona qui, che era l'arsenale inglese durante la guerra. Oh, questa zona è già più carina. Come vedete dietro a me ci sono alcuni edifici storici, perché questo era l'arsenale inglese sul fiume, e ci sono dei baretti qua intorno, dei ristoranti, e devo dire che mi sembra molto molto carino. Tra l'altro anche i colori autunnali gli si addicono. E infatti c'è un cannone e quello dietro è un caffè, quindi comunque avete capito il mood della zona. Ma ho scoperto anche un'altra curiosità calcistica. Qui è nata la squadra dell'Arsenal, ovviamente si chiama Arsenal. Questo sembra un posto molto carino, tra l'altro è uno degli altri pub che ci avevano consigliato di vedere e noi siamo andati all'altro. Guardate, c'ha le palle di cannone sopra al soffitto, agli archi. Come potete vedere dalle riprese, io ormai non mi faccio più problemi a imboccare in qualunque ristorante anche dove non mangio e fare riprese a gente random che invece sta mangiando, brava me. A questo punto siamo andati sul fiume, che si pronuncia Thames e non Thames come noi siamo abituati a pensare, e qui c'erano proprio gli edifici storici. Finalmente arrivati sul lungo fiume. Non c'è un cazzo di niente. Qua ci sono tutte case in costruzione, che non sono neanche male, perché alcune poi con la vista sul fiume devono essere bellissime. La verità è che qui faranno un capolinea della nuova Elizabeth Line, quindi diventerà molto molto vivo come quartiere. Abbiamo fatto un altro giro insieme per Londra, in quartieri abbastanza improbabili dove forse non andrete mai, specialmente se siete turisti, ma che adesso conoscete, quindi potete dire di sapere dove è nato l'Arsenal, se mai qualcuno ve lo chiederà. Intanto io e i miei capelli viola vi salutiamo.
sì, lo so, sono un po' viola acceso, però in realtà volevo farli lilla, poi sono venuti così, no, inizialmente sono venuti verdi, poi sono venuti così, è una lunga storia, ma abbiamo fatto pace i miei capelli, quindi per il momento conviviamo pacificamente. E se vi piacciono i DIY, cioè le cose che potete fare a casa, le cose che potete fare a casa è un po' vago, diciamo le cose fai da te che potete fare da soli, le cose fighe fai da te che potete fare da soli, ora posso formularla in mille modi, ma avete capito cosa intendo. Collegatevi mercoledì sul mio canale perché ce ne sarà uno che io credo sia molto carino e vi piacerà, sia se amate l'home decor, sia se pensate, state pensando a un regalo da fare a qualche amica magari, e secondo me è una cosa molto particolare e lo apprezzerete. Intanto grazie per essere stati con me e ci vediamo tra qualche giorno o comunque domenica sera.